Assolutamente delle tasse sui prelievi dei contanti, addirittura se ne parlò qualche anno fa, qualche mese fa, per recuperare anche gettito e per evitare addirittura la circolazione maggiore di contante. Quindi sicuramente no all'innalzamento della soglia del contante, ma il tutto con, diciamo, con il recepimento della direttiva europea, ma andiamo anche oltre. Azzeriamo totalmente il costo delle transazioni POS e carte di credito, che sicuramente insomma, non costa tanto quanto il costo del denaro contante. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Nastri. Ne ha facoltà. Ciao, ti chiamo subito io. Ciao. Onorevole Nastri, noi stiamo cercando di recuperare tempo. Sì. Scusi. Grazie signor Presidente. Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto direi in maniera scomposta sulla disciplina normativa della circolazione del contante. Tali interventi, spesso discontinui fra loro, come noto, sono stati introdotti con una doppia finalità. Da un lato l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e dall'altro l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti, che ovviamente ben si prestano a coprire operazioni effettuate in nero. A riguardo, occorre ricordare come l'introduzione di tali misure era strettamente correlata ad incentivare il ricorso per i pagamenti elettronici, che grazie alla tracciabilità delle transazioni si poneva come obiettivo l'attuazione di efficaci azioni di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Tali forme di pagamento vengono pertanto incentivati da recenti direttive europee e da norme interne, come l'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, il cosiddetto Salva Italia, Italia del governo Monti, che ha ridotto la soglia minima massima per l'utilizzo del denaro in contante. Pertanto la disposizione in precedenza richiamata ha previsto la diminuzione da 2.500 euro ai 1.000 euro, quale soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari o postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore, precisando che il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale sia la loro nazionalità. I soggetti sanzionabili sono sia coloro i quali hanno pagato, sia coloro i quali hanno riscosso gli importi, compreso il lavoratore dipendente che abbia accettato il pagamento dello stipendio superiore a 999 euro in contanti e pertanto allo stato attuale è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di euro 999,99 ed è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, nonché di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore, per importi pari o superiore ai 1.000 euro. Alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti e di imprese per l'acquisto di prodotti o prestazioni di servizi. A fronte di tali iniziative legislative, rivelatesi così restrittive e controproducenti in tema di contrasto all'evasione fiscale, che sembrano averne risentita, autorevoli centri di ricerca nazionali confermano come in realtà il famoso tetto dell'uso del contante a quota 1.000 euro non sia riuscito nel corso di questi anni a raggiungere i risultati sperati in termini di lotta all'evasione fiscale. Tale criticità, peraltro confermata anche dall'Agenzia delle Entrate, il cui limite alla circolazione dell'uso di denaro contante avrebbe dovuto aiutare il fisco a stanare flussi di denaro non sempre all'insegna della trasparenza, ma che, dalla norma sul divieto di affitto in contante fino alla questione ancora risolta del POS obbligatorio per i professionisti, sta incontrando più problemi del previsto. Richiedono iniziative rapide anche in considerazione dei ritardi della legislazione italiana nell'allinearsi con quelle dei principali Stati europei, che adottano meno restrizioni sulla circolazione della carta moneta, la cui media si attesta intorno ai 1.500 euro e recentemente portata fino a 3.000 euro. Nei fatti, pertanto, ciò che ci ha insegnato l'imitazione introdotta dal governo Monti con il DL 201-2011 è che la grande evasione fiscale, quella che concorre a formare i famosi 130 miliardi di euro che sfuggono al fisco, non si annida certo tra i pagamenti in contanti. Pertanto, se da una parte la Grecia vorrebbe tassare i grandi armatori, i quali per diritto costituzionale non pagano tasse sugli utili generati all'estero, battaglia che risulta essere sempre più disperata ogni volta che un premier tenta di portarla a termine, dall'altra il nostro Paese, con il consueto ritardo e le troppo spesso misure fiscali inconcludenti, ha compreso come il tetto dei 1.000 euro, quale limite imposto dal decreto 201 del 2011, andrebbe abolito e portato a 3.000 euro, allineandosi al resto dei Paesi europei. Insomma, tra alti e bassi, il rapporto del governo e delle istituzioni con il contante risulta quasi schizofrenico.
Altro esempio è l'annuncio risalente alla fine di ottobre 2013 dell'allora ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che parlava di un ulteriore abbassamento della soglia massima a 500 euro, progetto esclusivamente cancellato dall'onda delle proteste. Pertanto, concludendo il mio intervento, se necessita una revisione della disciplina vigente in tema di uso del contante, occorre tuttavia accelerare anche in materia dei pagamenti elettronici, i cui ritardi dell'Italia, anche sotto questo aspetto, sono gravi e altrettanto noti, se circa il 70% delle operazioni di pagamento viene espletato ancora tramite tradizionali banconote. Situazione esattamente rovesciata rispetto al resto d'Europa, dove il 70-80% delle transazioni avviene proprio attraverso modalità elettronico-telematiche, un divario almeno in parte spiegabile proprio a causa dei limiti più bassi nell'ambito dei pagamenti in contanti. Attendiamo pertanto anche in questa occasione, tramite le presenti iniziative legislative portate all'esame dell'Assemblea, una rapida azione del Governo, alle cui misure promesse non sono quasi mai seguite concrete iniziative risolutive attese dai cittadini e dagli operatori del settore da questo esecutivo. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Busin. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, Ministro. Sappiamo bene che la capacità di competere delle imprese si misura nei cosiddetti servizi non commercializzabili, che definiscono l'ambiente e le condizioni di base in cui operano le aziende di uno Stato. Basti pensare al sistema giustizia, che per l'Italia è forse il principale ostacolo agli investimenti esteri, o alle leggi che regolano il mercato del lavoro, le infrastrutture, le politiche energetiche, la burocrazia, che può essere un facilitatore o un freno e un costo elevatissimo per le imprese. Tra l'altro si stima che in Italia il costo degli adempimenti e gli obblighi amministrativi rappresenti una specie di tassazione occulta che grava per 31 miliardi sulle piccole e medie imprese. Fra questi elementi il sistema fiscale è decisivo nel confronto internazionale ed è molto usato dagli Stati come leva competitiva per attrarre investimenti e consumi nei propri paesi. Ed è in questo quadro che si inserisce il limite all'uso del contante in Italia, che è di soli 1.000 euro il più basso fra i paesi dell'Unione Europea.